bronzo aureo risalente al IV secolo a.C., ritrovato durante gli scavi in un agriturismo di Valle d'Olmo. Perfetto stile dorico degli arti superiori che denotano un'eleganza tipica della Grecia dell'età filosofica platonica. I tratti facciali scolpiti nella pietra mista al metallo non tradiscono gli stili palladiani più recenti. Come potete vedere... Vai. L'organo sessuale prominente rispecchia la superiorità ellenica omosessuale. La postura del corpo dà l'immagine reale di movimento del guerriero che si accinge ad infliggere l'arma. La mano sinistra protesa verso il cielo, come nella preghiera di richiesta di forza e di aiuto agli dèi per l'incombere della battaglia. L'elmo di bronzo è tipico della Sparta del primo secolo dopo la dominazione troiana. L'espressione del viso che denota la fierezza dei guerrieri spartani e il collo forte e il torace molto largo e la protezione della gola contro gli attacchi del nemico, anch'essa in oro misto a bronzo. Protezione della zona lombosacrale e della parte anteriore dello stomaco, costruita in legno proveniente dalla Tracia. Colpisce veramente l'immagine di movimento di questa statua, della grandezza dell'opera d'arte, e anche l'arma, con l'impugnatura nella tipica posizione della Grecia antica, e la lama in acciaio rivolta verso l'alto a significare la potenza e la fierezza dei guerrieri spartani.